Benvenuti alla nuova serie di podcast della Setta dei Poeti Estinti. La vita è breve per tutti. Il problema sta nel farne qualcosa di valore. A scrivere queste parole nel 1885 fu Vincent van Gogh. La sua vita fu molto breve. Nacque il 30 marzo del 1853 e si uccise a soli 37 anni nel 1890, sconosciuto e poverissimo. Non avrebbe mai potuto sapere che il 30 marzo del 1987, ben 134 anni dopo la sua nascita, uno dei suoi dipinti più famosi, I girasoli, sarebbe stato venduto a un'asta di New York per 40 milioni di dollari. Raccontare Vincent van Gogh significa raccontare un uomo che molto probabilmente non era pazzo, come invece venne fatto passare. Raccontare Van Gogh significa raccontare un uomo che portava dentro di sé i colori che vedeva nel mondo e aveva un disperato bisogno di renderli sulla tela, forse anche per comprendere il mondo. La città natale di Vincent van Gogh è Zandert, che si trova nell'estremo sud dell'Olanda. All'epoca era famosa come stazione di posta. Oggi è famosa grazie al nome di Vincent van Gogh. Pensate però che la casa natale di Van Gogh non esiste più. È stata abbattuta nel 1903 e oggi, in quella che ha preso il suo posto, c'è semplicemente una targa. Davanti alla chiesa, che si trova poco distante da quella che era la casa natale di Vincent van Gogh e dove il padre esercitava come pastore, potete trovare una tomba con su scritto Vincent van Gogh 1852. Ebbene, quella non è la tomba del nostro Vincent van Gogh, ma è la tomba di suo fratello, nato morto esattamente un anno prima di lui, addirittura lo stesso giorno. C'è scritto Vincent van Gogh 1852, lasciate che i pargoli vengano a me, giacché a loro appartiene il regno di Dio. Luca 18:6. Ebbene, il piccolo Vincent van Gogh, il ragazzo di cui noi raccontiamo in questo podcast, passava davanti alla propria, tra virgolette, tomba ogni volta che andava in chiesa, cioè spessissimo vista la professione paterna. Questo aneddoto, tra l'altro, è raccontato nel libro che sarà alla base di questo podcast e si intitola Follia, l'ha scritto Giordano Bruno Guerri e racconta proprio la vita di Vincent van Gogh. Nella sua opera, Giordano Bruno Guerri riporta anche l'opinione di uno psicanalista che ha scritto proprio un saggio sulla vita di Vincent van Gogh. Il suo nome è Umberto Nagera ed è uno psicanalista esperto in disturbi nervosi dell'infanzia. Ebbene, scrive Guerri, il suo studio sostiene che la sostituzione di un figlio morto con un altro, subito dopo e per di più con lo stesso nome, porta traumi gravissimi al sopravvissuto, perché il bambino sa che non sarebbe nato senza quella morte, e il senso di colpa lo tormenta per tutta la vita, portandolo a una disperata voglia di espiazione. Ebbene, sono queste le premesse di quella che sarà poi la vita adulta proprio di Vincent van Gogh. E a proposito di Van Gogh, Giordano Bruno Guerri scrive: gli toccò prendere confidenza con la morte ancor prima di conoscere la vita. Il padre di Vincent van Gogh era un prete di paese, la madre una casalinga che aveva la bellissima abitudine, ormai persa perché scriviamo quasi soltanto email o messaggi sul cellulare, di scrivere lunghe lettere. Le scriveva ai parenti e Vincent van Gogh prese da lei proprio questa abitudine e infatti ci rimangono alcune lettere meravigliose scritte proprio da Vincent. Da bambino nessuno si preoccupò di far sviluppare un possibile talento pittorico a Van Gogh. Incorniciarono soltanto un disegno che Vincent van Gogh realizzò quando aveva 11 anni. Si trattava della tettoia di un podere ed è arrivato fino a noi perché la famiglia, proprio per celebrare la bravura del figlio, ma una bravura ritenuta occasionale, incorniciò proprio quel bozzetto. Van Gogh non frequentò mai alcuna accademia, non seguì degli studi di pittura per diventare ciò che poi divenne. I suoi furono tutti studi di autodidatta.
e le sue opere ci raccontano che il suo maggiore esercizio era proprio quello dell'osservazione della natura. Pensate che nel 1881, ormai in piena attività pittorica, al fratello Theo scriverà: «La natura comincia sempre col mostrarsi refrattaria a chi vuol disegnare, ma se si è profondamente intenzionati a farlo, non ci si lascia sviare dalla sua ostilità. Al contrario, essa stimola a vincere e, in fondo, il vero disegnatore e la natura sono d'accordo. Non di meno, è certo che la natura è intangibile. Occorre afferrarla con mano ferma». Da giovane Van Gogh non era particolarmente brillante negli studi a scuola e quindi venne messo dai genitori in un collegio. Da qui poi si spostò a Bruxelles, dove entrò a visitare numerosi musei, andò poi a Londra, a Parigi. Van Gogh era un uomo curiosissimo di tutto, del mondo, dell'arte, dell'essere umano. Sia Vincent sia Theo lavorano in una galleria d'arte internazionale, Vincent a L'Aia, Theo a Bruxelles, ed è in questo momento che nasce il loro rapporto epistolare. I due si scriveranno lettere per tutta la vita. Una meravigliosa edizione delle lettere di Van Gogh, complessive e quindi non soltanto le lettere indirizzate al fratello, la pubblica Einaudi. È un'edizione di pregio che vale la pena avere sugli scaffali delle vostre librerie. E l'arte sembra sempre aver fatto parte della vita di molti dei Van Gogh. Basti pensare che quel Theo Van Gogh che nel 2004 venne ucciso con 8 colpi di pistola e poi sgozzato da un estremista islamico per un suo film sul mondo musulmano era proprio un bisnipote del fratello di Vincent Van Gogh. Avete ascoltato i podcast della setta dei poeti estinti.